Salve a tutti, io sono Vittorio Emanuele II di Savoia e sono il primo re d'Italia. Sono qui per raccontarvi la mia storia. Re Vittorio nasce a Torino nel 1820 ed è il primogenito di Carlo Alberto e Maria Teresa d'Asburgo-Lorena. Il nostro Vittorio Emanuele II divenne re e quindi padre della patria nella sua amata Torino nel 1861. Il suo primo matrimonio fu con la cugina Maria Teresa d'Austria, ma presto restò vedovo. Sono molto legato alla città di Pisa, poiché dopo essere rimasto vedovo mi sono risposato con Rosa Barcellana, o come la chiamo io la mia bella Rosina, nella tenuta di San Rossore nel 1869. Re Vittorio è un uomo semplice che ama la compagnia del popolo. Infatti, appena diventa re di Sardegna, decide di mantenere lo statuto albertino e di rispettare le istituzioni. Grazie a questo gesto ottiene l'appellativo di re galantuomo, da Massimo D'Azeglio. Ma come per la maggior parte degli uomini di quel tempo, anche il re era un uomo di guerra. La prima guerra alla quale partecipai fu la prima guerra di indipendenza a Goito e Custoza, e dopo la sconfitta a Novara mio padre abdicò e io divenni re di Sardegna. Dopo aver permesso al Piemonte di partecipare alla guerra di Crimea, firmò gli accordi segreti di Plombier con Napoleone III. Insieme a Napoleone III entrai a Milano guidando personalmente le truppe armate piemontesi e questo fece sì che conquistassi la vittoria su San Martino. Nonostante l'opposizione di Cavour, accettò l'armistizio di Villafranca, firmato da Napoleone III con l'imperatore austriaco, che assegnava al regno sabaudo soltanto la Lombardia. Grazie all'abilità diplomatica di Cavour, ottenne da Napoleone III l'autorizzazione ad annettere la Toscana e l'Emilia, in cambio del passaggio alla Francia di Nizza e della Savoia. Nel 1860 fu segretamente un sostenitore della spedizione d'Emilia di Garibaldi. A seguito della spedizione dei Mille, le mie truppe armate, le truppe piemontesi, scesero nello Stato Pontificio e conquistarono le Marche e l'Umbria, che mi vennero consegnate personalmente da Garibaldi a Teano. Una piccola curiosità sul nostro caro re riguarda la lode scritta da Manzoni che cita: «Vedo nel carattere del re l'intervento della provvidenza. Egli è esattamente il sovrano che le circostanze richiedono per realizzare la risurrezione dell'Italia».